Ciao a tutti, belli e belle, che fate? Allora, mi scuso da subito se vedrete almeno un paio di video in cui sarò malamente vestito uguale, ma dovete sapere che mi avete subissato di tag, il che mi fa anche piacere. La nota negativa è che durante la settimana col tirocinio arrivo a casa sfatto e non ho molta voglia di girare. Così sto approfittando del fine settimana per farne due o tre. E piano piano li farò tutti, ve lo assicuro. Il tag di oggi si chiama 7 Situation Tag. Ok, non riesco a terminare una parola un po' complicata senza sbagliarla. Ci saranno molti grigi in questo video, temo. Sono stato taggato da Ciro Foc. Boh, credo che si pronunci così, è FOQ, che come lui ha detto in un video è l'abbreviazione di un film che si chiama Fisica o Chimica, che non vi posso recensire in quanto ne ho sentito solo parlare. Però sono stato taggato da lui. E nulla, partiamo con le domande che vi lascerò anche nell'info box per i taggati e per chiunque volesse farlo. Domanda numero 1. Ti trovi in un bosco da solo, stai cercando l'uscita, ma ti sei perso. Quando all'improvviso vedi una casa, ti affacci alla finestra e vedi che c'è una coppia. Mentre stai per andare a bussare e chiedere aiuto, noti che il marito tira un ceffone alla moglie, che cade per terra. Il marito continua a darle calci e a violentarla. Come ti comporti? Qui probabilmente apparirò banale e scontato. E di questo vi chiedo scusa, ma a parte il fatto che è un po' difficile che mi perda da solo in un bosco, in quanto un bosco con la carrozzina non è accessibile, però andiamo per buona, la situazione mi viene da ridere, scusate. Non per la violenza naturalmente, ma per la possibilità che io mi perda in un bosco. Penso che farei, come ha detto Ciro nel suo video, che chiamerei la polizia e a quel punto rinuncerei a chiedere aiuto alla coppia, tutt'al più che ne so, potrei chiedere aiuto a poliziotti, perché insomma trovarsi nel bel mezzo di una violenza non è molto sicuro. Ok. Ti vengono dati 2000 euro per leccare le ascelle di Rosario Muniz dopo che lui ha corso per 3 ore senza sosta sotto il sole senza deodorante. Accetti? Allora, sarei un ipocrita se dicessi che in generale i soldi non fanno sempre comodo, ma a parte il fatto che a me questi personaggi costruiti come dire, pensando che siamo un po' tutti scemi, non mi piacciono, non mi piacciono a prescindere dal loro aspetto fisico. Ma comunque no, non le leccherei assolutamente perché, cioè, parte il fatto che mi fa schifo in generale, ma poi con una persona che decisamente non incontra i miei gusti né fisici né mentali né niente, no. Tenetevi 2000 euro. Domanda numero 3. Una youtuber con 300.000 iscritti ti chiede una collaborazione, ma la tua migliore amica la odia e dice che se accetti la collaborazione la vostra amicizia finirà. Approfitti dell'occasione per far conoscere il tuo canale o preferisci salvare l'amicizia con la tua migliore amica? Sinceramente c'è poco spazio ai dubbi. Non so chi ha creato questo tag, mi sono dimenticato di dirlo prima, però c'è, cioè, una persona del genere non è una migliore amica, è una deficiente. Cioè, che appoggiare un'amicizia su queste cose veramente mi sembra da perfetti deficienti. Quindi non credo che potrei mai avere una migliore amica con un cervellino così piccolo, ma se fosse, mille volte la collaborazione. Numero 4. Ti viene data la possibilità di incontrare il tuo attore preferito, ma per andarci devi fare 2 ore di treno. Arrivi alla stazione e aspetti il treno delle 15. L'appuntamento è alle 18. Il treno arriva con un'ora di ritardo e arrivi giusto per le 18. Nello stress perdi il biglietto che ti dà l'accesso al backstage del teatro per incontrare l'attore. Cosa fai? Ti rassegni o cerchi di entrare di nascosto?
Allora, a parte gli smadonnamenti vari, che forse non lo so, non si vede, però vi assicuro che una situazione del genere mi farebbe sciorinare diversi rosari. Io penso che cercherei di entrare, prima di tutto per l'unicità dell'occasione, perché sarebbe unica anche se si svolgesse a Grosseto. Poi, insomma, ho fatto 2 ore di treno, ho perso il biglietto e sicuramente avrò speso dei soldi anche per il treno, perché comunque i disabili non hanno affatto sconti per il treno, hanno l'assistenza quando c'è. Se volete, magari ve ne parlerò. Ma sì, decisamente cercherei di entrare, cioè, dopo tutto quello che ho passato, più gli smadonnamenti post biglietto, cercherei di entrare. Domanda numero 5. Tuo padre ti iscrive al casting di Amici, ma non sai né cantare né ballare. In quella giornata sei libero e non hai niente di meglio da fare. Ti presenti al casting e sei nella categoria canto. Non si sa come, ma vieni preso. Ma sai che sei una capra a cantare. Decidi di passare al pomeridiano, ovvero di andare in TV con le due doti canore oscene, o eviti la figura di merda? Allora, diciamo che per una serie di motivi che non sto a sciorinare, nemmeno questi, non credo che mio padre mi iscriverebbe a un casting del genere. E né tantomeno credo che mi iscriverei io. Perché proprio non mi piace il format, con tutto il rispetto per chi li segue. Ma mettiamo caso che mio padre mi iscrivesse a questo casting. E mettiamo caso che io fossi cosciente di non saper cantare, quando in realtà spero di trovarmi almeno nel mezzo tra chi non sa cantare per nulla e chi sa cantare benissimo. Io non credo di essere né l'uno né l'altro, penso di stare nel mezzo. Se invece proprio non sapessi mettere insieme una nota, cioè darei la possibilità a qualcun altro, sì, senz'altro. C'è poco da pensare in questo caso. Prossima domanda, sei in piscina a vedere la gara di tuo figlio. Sei vestito con capi di abbigliamento davvero lussuosi. Mentre cammini a bordo piscina per andare a prendere posto, ti cade il telefono in acqua. Non c'è nessun bagnino che ti possa aiutare, cosa fai? Sai che il tuo smartphone può durare massimo 2 minuti in acqua. Ti butti in acqua vestito o lasci il telefono alla sua triste sorte? Anche qui partiamo dal presupposto che è una situazione abbastanza improbabile. Uno, perché non vesto firmato e nemmeno mi interessa. Basta che mi piaccia, poi per quanto mi riguarda può anche costare 3 euro. Due, non ho compagno, non ho figli. Però anche qui prendiamo per buona questa situazione. Firmato o non firmato, la lavatrice ha uno scopo e quindi, cioè, per quanto non mi piaccia in generale avere vestiti bagnati o sporchi addosso, non avrei voglia di comprare un altro smartphone, preferirei mettere i vestiti in lavatrice e quindi mi butterei vestito. Domanda numero 7. Vieni invitato ad un evento omofobo e sei costretto ad andarci. Ad un certo punto della serata vieni chiamato a fare un discorso dove esprimi tutto quello che c'è di sbagliato nell'omosessualità. Cosa fai? Mantieni alti i tuoi valori di persona non omofoba o per non essere picchiato dici 4 stronzate random? Allora, cioè, anche in questa domanda mi viene da ridere perché io nei video non faccio mai mistero della mia conclamata omosessualità. E non intendo farlo nemmeno in questo, infatti, se troverete dei tagli è fondamentalmente perché tossisco o perché mi imbroglio a parlare, non certo perché mi vergogno a dire di essere dichiaratamente gay. Quindi mi viene da ridere in questo senso. Partendo dal presupposto che io, quando si tratta di parlare della mia omosessualità, non mi ritengo né nascosto e né esibizionista, nel senso che se mi sto presentando, non è che mi presento e dico ciao, sono Riccardo e sono gay, però se si entra a parlare di relazioni sentimentali e soprattutto se so che sta venendo fuori, e nel frattempo il computer è andato in stand-by, se so che sta venendo fuori una relazione che pretende verso l'amicizia, io non ti dirò mai che a caso ho la fidanzata o che cerco la fidanzata. Prima o poi arriverò col dirti che cerco, che
Non che cerco il fidanzato, però che se mi mettessi con qualcuno avrà sesso maschile e non ti dico che avrà sesso femminile. Quindi, decisamente, preferirei piuttosto il rischio di essere picchiato, ma non perché mi piaccia, ma perché dopo te la faccio pagare se mi hai messo le mani addosso senza motivo. Magari non riesco a risponderti con le mani perché non sono questa gran forza, però. In Italia fortunatamente le percosse sono un reato e non avrei problemi a dichiarare anche lì la mia omosessualità in quanto cioè, è stata tolta. Tra l'altro dal manuale del DSM, non vorrei sbagliare, mi sembra dal 1979, però non ho guardato e sto andando a memoria, non vorrei dire una boiata. Quindi lo direi anche in sede di denuncia sicuramente. Ah, e niente, c'è l'ultima domanda che mi chiede di taggare qualcuno. La parte più difficile di ogni video tag. Dunque, vediamo. Fatemi pensare a qualcuno che mi segue. Ah, ecco, una persona che non ho mai taggato. Voglio taggare Miele Cannella barra Jessica. Jessica, mi piacerebbe vedere le tue risposte a questo video tag. E poi vediamo almeno un altro due li voglio taggare, magari possibilmente persone che non ho mai taggato. Taggo Svideogame74 o Svideogame, insomma i canali ci sono tutti e due, fallo nel canale che più preferisci. E un altro o altra. Taggo Luca Meri Decadella. Bene, il video tag finisce qui, i tag sono faticosamente arrivati. Io spero tanto che vi sia piaciuto, che vi siate almeno un pochino divertiti. Vi mando un bacio e ci vediamo la prossima volta, che non so quando sarà, perché non so quando caricherò, però ci vediamo, fidatevi di me. Ciao!